salvarti. Ma non riuscirò più a contattarti. Nessun tempo, amico. Piantala, papà. Artyom non stava più combattendo la piazza. Allora, prendo la motrice. Riesco a sentirne il rumore. Bravo. Ora dovresti raggiungere il deposito. Ma fai molta attenzione. Laggiù ci sono un po' di tipi russi, e non sono pochi. Beh, in caso di problemi, cosa fare? Veniamo al punto, ragazzi. Quello stronzo si è nascosto e voglio la sua testa su un vassoio fra 5 minuti. È stato chiaro? Prepara Che cazzo può essere? Bastardo! Vieni, bastardo! Artyom, ti vediamo! Ottimo lavoro! Ora vieni qui, la carovana è arrivata! Fantastico! Lo sapevo che avevi un grande potenziale, anche allora, al disturbatore. Grazie, Artyom! È un vero gioiellino! Artyom, vieni qui! Guarda come parlare con te di una cosa! Per tutto questo tempo. Grazie, Artyom. Non so neanche come ringraziarti. Grazie, Artyom. Sei un vero amico. Ti devo un favore. Ciao, Artyom. Sei tornato. Ottimo lavoro, grazie. Ecco il piano. Il tuo gruppo prende il rimorchiatore, poi tu, Duke e Crest lo portate al ponte. Mentre Crest distrae le guardie, tu e Duke vi infiltrate nella sala di controllo in alto e abbassate il ponte. Al tuo segnale colpiremo la barricata, vi verremo a prendere e... non resta che pregare che tutto funzioni. Non posso dare supporto diretto né a te né a Duke. Da quanto sappiamo, le forze principali del nemico sorvegliano la barricata. Un'altra cosa, Artyom. Tieni d'occhio Duke, ok? È un ottimo esploratore, ma tende a correre rischi inutili. È giovane, è vero, ma se continua così, chissà cosa potrebbe succedere. Quindi dagli il buon esempio e speriamo che vada tutto liscio. Sei il suo modello. Perciò ricorda che fate parte delle forze speciali. Non siete dei buzzurri su un carro armato. Buona fortuna, Artyom. Bentornato, Ranger. Sei pronto per un ultimo sforzo? Buona fortuna e grazie ancora.